I protagonisti dell'arte, pubblici e privati, sono tasselli sempre più importanti di un sistema articolato come quello del mondo dell'arte. Per i non addetti ai lavori è inimmaginabile il numero di professionalità che ruota e opera direttamente e indirettamente nel mondo dell'arte. L'immensa macchina viene mossa da grandi player, protagonisti assoluti che con ruoli specifici normano, validano e tutelano i beni culturali, gli artisti e le loro opere. Istituzioni, enti pubblici e privati intervengono quotidianamente per la conservazione, valorizzazione e fruizione dell'arte attraverso mostre, esposizioni, eventi e pubblicazioni. Grandi player dell'arte sono i musei pubblici e privati. I primi, istituzioni permanenti al servizio della società, con la funzione di custodire, tramandare e promuovere le testimonianze antropologiche, archeologiche, storico-artistiche come quelle naturalistiche o tecnologiche. I secondi, invece, sono frutto di un'evoluzione quasi naturale del collezionismo privato. La realtà dei musei pubblici si muove su un numero di accessi consistenti. In Italia nel 2017 i visitatori dei musei statali sono stati oltre 50 milioni, passando dai 7 milioni che visitano il Colosseo a Roma ai poco meno di 2.000 di un piccolo museo di provincia. Si contano 40 musei privati, ma stanno scuotendo l'intero sistema dei musei pubblici e statali. Insieme al museo privato, la Fondazione d'Arte è uno dei possibili passi successivi alla formazione consolidata di una collezione. Ma una raccolta d'arte può avere il suo punto di partenza anche all'interno di un'azienda. Infatti, il fenomeno, nato in modo spontaneo per volere di un'imprenditoria illuminata, ha trovato una propria identità ed organizzazione sociale, culturale ed economica nelle Corporate Art Collection. Alla base di tutto c'è la creazione e quindi l'Accademia d'Arte. Sono quei luoghi dove la ricerca e la produzione possono costituire l'ossatura dei linguaggi artistici. Poi c'è chi si fa della storia intera di un artista e non solo della sua produzione artistica, conservando e promuovendo il suo percorso storico, sociale, culturale e formativo fino al suo mercato. E questo ruolo e questo compito è quello degli archivi d'artista. Conoscere i protagonisti dell'arte diventa la chiave di volta per entrare nel sistema e nel mercato dell'arte, approfondire le dinamiche che ne regolano le funzioni per comprendere la loro importanza nel contesto più generale del mondo dell'arte. Se vuoi scoprire tutti i dettagli sui protagonisti dell'arte, non ti resta che leggere Professione Arte, la prima guida per fare dell'arte la tua professione.